Il CIRAS ha vissuto al quinto rally storico Costa Smeralda il suo secondo atto stagionale. Oltre 100 equipaggi al via tra rally storico, regolarità e trofeo a 112 Abarth Yokohama. È stato un evento combattuto e ricco di colpi di scena e da tante emozioni. Un percorso vincente che ha ricalcato il programma della scorsa edizione con due tappe e quattro sfide, ciascuna sui tracciati di San Pasquale e Aglientu, Lo Sfossato e Calarjanus per venerdì 8 e sabato 9 aprile. 5 edizioni per il Costa Smeralda storico sempre più commemorativo e illustre, curato dallo staff di AC Sassari e nella figura del suo presidente Giulio Pes. Beh sì, è un progetto che è partito 5 anni fa con la riedizione del Rally Costa Smeralda, un marchio importante, un marchio che ha una storia, una tradizione sia per la Sardegna, per i Sardi, ma per tutta l'Italia e soprattutto tutta l'Europa, visto che è il campionato europeo. E l'obiettivo nostro assieme alla Regione Sardegna è quello di riportarlo ad arrivare al massimo livello dei rally storici, che è il campionato europeo. Ad arricchire la manifestazione smeraldina, il Martini Rally Vintage, 13 esemplari di auto in livrea Martini Racing e le partnership di prestigio con Montepremi per i vincitori. Sì, diciamo che quando Giulio mi ha detto che era riuscito a trovare un accordo di partenariato con Martini, a quel punto non poteva mancare Sparco, che è legata a Martini Racing per tutta la sua storia legata ai rally, alla Golden Age degli anni 80, e quindi questa è un'operazione che si incardina in un processo da parte di Sparco di Restomod del marchio Sparco Martini Racing, con la collezione di cui questo vedete un esemplare, che appunto richiama la storica livrea Martini Racing insieme al logo Sparco, ma rideclina, diciamo, i prodotti in chiave moderna. Tante varietà di prove speciali e di fondi sono state la giusta occasione per Pirelli di lanciare l'ultima evoluzione della gamma Classic destinata alle vetture del gruppo A. Ad aprire le danze Miki Biasione e Tiziano Siviero sull'esemplare Chimera Evo 37, in un evento che, a detta dello stesso due volte campione del mondo rally, ha qualcosa di davvero molto romantico. Ma è una grandissima opportunità per me di riguidare in queste meravigliose strade. Ringrazio gli organizzatori, logicamente la regione, poi Pirelli, Sparco e Chimera Automobili, che mi ha dato l'opportunità di riavere al mio fianco anche Tiziano come navigatore, e sentirlo dire le note sarà una cosa molto romantica, devo dire. No, sono contento che di essere qui, e sicuramente mi divertirò e cercheremo anche di far divertire il pubblico. Pronti via, e sono Natale Mannino e Giacomo Giannone su Porsche 911 SC a piazzare il primo scratch. Seguiti da Matteo Luise e Melissa Ferro, secondi con la Fiat Ritmo 130 TC. E da Il Valli con Stefano Cirillo sulla Ford Sierra Cosworth, nome nuovo nei rally storici, in evidenza con il terzo tempo. Attardato il vincitore al Vallate Aretine, Angelo Lombardo con Rosario Merendino, a causa di una toccata alla sua Porsche Carrera di secondo raggruppamento, che lo relega a 24 secondi e 9 dalla vetta, ma che reagisce subito firmando le successive tre prove e riducendo il distacco a soli 5 secondi e 6 da Mannino. Una prima prova molto scivolosa, partivo col numero 1, quindi non era ancora gommata. Nella seconda metà della prova speciale mi sono deconcentrato un attimo, perché abbiamo avuto un piccolo problema nella macchina, abbiamo fatto un piccolo danno, abbiamo toccato, abbiamo perso tanti secondi, avremmo fortunatamente siamo riusciti a proseguire anche con la ruota aperta. Poi i meccanici sono stati grandiosi, perché hanno riparato il danno e mi hanno permesso di finire la prima tappa di oggi. Al termine di tappa 1, dopo le due Porsche 911 in classifica, figura la Sierra di Il Valli. Sì, non possiamo lamentarci, siamo abituati alle macchine un po' più moderne, un po' più comode, un po' più facili, e noi la prima volta che usiamo questa macchina qua ha un cambio molto difficile con 7 marce, quindi abbiamo dovuto prendere un po' di confidenza, però ci stiamo divertendo. Quarto posto la Ritmo di Luise e dal quinto la Porsche 911 di Sergio Farris Junior, primo sardo.
Tra i protagonisti fermi anzitempo Tiziano Nerubuto e Giulia Zanchetta, dovuti arrendersi sulla seconda prova per la rottura di un braccio della sospensione dell'Opel Ascona. Seconda tappa e subito un colpo di scena. La Sierra di Il Valli non parte e la gara perde uno dei suoi protagonisti. Luise stupisce piazzando lo scratch nel primo passaggio dello spossato, tirandosi in scia la Lancia Stratos di Dino Tolfo e Luigi Cazzaro. Lombardo paga 13 secondi, ma ancor peggio gli va nella successiva Calargenus con problemi al motore che lo costringono a fermarsi ai box. Mannino vince la prova ed accumula vantaggio su Luise, stabile secondo e Tolfo in terza posizione. Sinistra 1 gira e destra 4 più. Nel frattempo si ritirano anche Lorenzo Dell'Adio con Claudia Musti a causa di una toccata contro un rail della loro Porsche 911. Nel secondo loop di prove Mannino amministra, Luise c'entra anche sul secondo passaggio dello spossato e Tolfo si becca il miglior crono sull'ultima prova. I giochi sono fatti. Mannino e Giannone vincono il Costa Smeralda storico. Il duo portacolori della R.O. Racing alla prima esperienza sugli asfalti della Gallura. Con una condotta di gara perfetta e ragionata, sono saliti sul gradino più alto del podio, vincendo gara e terzo raggruppamento. Devo dire complimenti agli organizzatori, belle strade, sempre in sicurezza comunque. Per fortuna il meteo ci ha dato una mano, perché stava cominciando a pioggia sull'ultima prova e avevo tremato un po'. Poi gli avversari, degni di chiamarsi veramente avversari e tosti, perché hanno fatto veramente grandi numeri. Noi ci siamo difesi bene, abbiamo messo la macchina bene per terra con un assetto che abbiamo studiato, è andato tutto alla perfezione. Di altissimo livello la prestazione di Luise Ferro con la Fiat Ritmo 130 TC in una gara che gli si addice particolarmente, chiusa a 14 secondi e 7 dietro Mannino, e gli offre il successo nel quarto raggruppamento. Sì, beh, per noi con la nostra macchina un secondo posto qui a Rally Costa Smeralda, gara del campionato italiano, come una vittoria. Siamo molto contenti del risultato che abbiamo fatto. Oggi ci abbiamo provato dove le prove erano più adatte alla nostra macchina, ho spinto al massimo, siamo riusciti a vincerle, però dopo nelle prove dove c'è molto più a lungo, le macchine con più cavalli hanno ci hanno dato un po' di distacco, però per noi è una gara, siamo andati bene tutta la gara, la macchina è stata impeccabile, la mia navigatrice, devo fargli complimenti anche a lei, è stata molto brava, tutti i team, tutti i ragazzi, ringrazio tutti, e meglio di così penso non si potesse fare. Bella corsa anche per il terzo del podio, Tolfo Cazzaro, decisamente più incisivi nella seconda frazione di gara, spingendo al massimo la sua Lancia Stratos e terminando a 22 secondi e 7 dalla vetta. Abbiamo avuto un problema in partenza, che abbiamo sbagliato col conteggio nella partenza e quindi abbiamo pagato 10 secondi di penalità più 6 secondi nello start, e quindi da lì abbiamo rincorso sempre fino all'ultima. In ultima eravamo lì a un secondo con la Porsche di Faris, e quindi abbiamo mollato le briglie nell'ultima prova. A festeggiare all'arrivo ventoso al Molo Vecchio di Porto Cervo tutti i protagonisti, ma anche il quarto posto di un convincente Sergio Farris Junior alla guida della Porsche 911 SCRS, assieme a Giuseppe Pirisinu, primo equipaggio sardo in classifica. Noi eravamo alla nostra prima esperienza con la macchina di Guagliardo, quindi c'ha un grosso potenziale la macchina, ha un grosso telaio e dovevamo stare solo sopra la macchina un po' di più per cercare di riuscire a capirla fino in fondo e al meglio. Soddisfazione in primo raggruppamento. Da quel lontano 1978 in cui correva in Sardegna per Antonio Parisi, che agguanta la seconda vittoria stagionale con Giuseppe D'Angelo sulla Porsche 911S, davanti alla stessa vettura di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi. Pensi che questa l'ho fatta 42 anni fa, ho fatto il primo rally della Costa Smeralda con una Fulvia di allora, l'ex ufficiale. Comunque sono molto soddisfatto perché è una bella cosa, ecco, sei arrivato primo nel nostro raggruppamento.
sorrisi e soddisfazione per la posizione numero 5 per la Porsche di Ermanno Sordi, seguiti dalle vetture gemelle di terzo raggruppamento di Beniamino Lopresti e di Adriano Beschin. Tra gli applausi finali anche la vittoria, la seconda stagionale, per Ivo Dorandi e Carlo Fornasiero nel 66esimo trofeo a 112 Abarth, che hanno preceduto Marco Gino Dall'Avo e Manuel Piras e Marco Gentile con Vincenzo Torricelli. Prossimo atto per la massima serie tricolore Rally Autostoriche in Sicilia, per il classico round della Targa Florio Historic, in programma per il 6 e 8 di maggio.